Buongiorno, allora prima di vedere questo video vi invito a vedere qualche foto e qualche highlight di qualche puledro che ho fatto e se per caso poi volete approfondire la vostra relazione col vostro puledro mi potete contattare e verrò anche a casa vostra a iniziare il puledro insieme a voi, ok? Ciao! Buongiorno, siamo qui con Gillo, un puledro di 8 mesi, un mezzo sangue, e il proprietario è un ragazzo che vive abbastanza qui vicino e questo è già il secondo o il terzo puledro che lui mi dà. Perché mi dà questo puledro così presto, 8 mesi? Che ce lo mando a fare un puledro da Erika a fare che cosa, no? Perché questa domanda? Perché spesso abbiamo ancora un po' la cultura, specialmente in Toscana devo dire, l'ho riscontrata, ma sicuramente anche nel resto d'Italia, abbiamo la cultura di lasciare il puledro, se possibile, in branco con la mamma, poi magari lo togliamo dalla mamma, lo mettiamo in un altro branco, ma quando è che andiamo veramente a lavorare con un puledro? Aspettiamo magari i 3 anni, allora, non tutti, la cultura sta cambiando, meno male. E che cosa succede quando aspettiamo i 3 anni? No? Perché si aspettano almeno i 3 anni? Perché si aspettano almeno i 3 anni? Perché il cavallo si dice è formato a livello tendineo, a livello di ossa, articolazioni, eccetera. Cioè, quindi non sono, diciamo che le sue leve e tutto quello che comporta portare il nostro peso è arrivato al punto che può sopportare il nostro peso e quindi non facciamo dei danni fisici. Bene. Giusto aspettare finché un cavallo sia completamente formato, ma poi succede che è come un bambino, diciamo, un bambino piccolo, diciamo, apprende velocemente, quindi lasciarlo stare nel paddock con la mamma o nel branco per magari 3 anni non è proprio così, non giocherà molto a nostro favore poi dopo. Perché diventa molto più facile insegnare le cose a un puledro piccolo, capiscono prima e prima noi andiamo a mettere la relazione al primo posto, va bene, e manteniamo questa cosa, più il puledro incomincia a vivere una vita parallela a quella umana. Quindi quando vediamo un puledro di 3 anni che non ha mai visto l'uomo o che l'ha visto solo arrivare la mattina per portare il fieno e il mangime, quindi ci scambiano per dei bravi camerieri, come si dice, bene, però poi non si fanno toccare, non si fanno prendere, non si fanno mettere la capezza, non si fanno prendere i piedi, ci sono delle parti dove non riusciamo proprio neanche ad avvicinarci, quindi perché non iniziare prima? Quando i puledri nascono nel nostro ranch, non ne nascono molti, però diciamo che la prima cosa che facciamo è direttamente subito, appena nati, appena sono stati puliti un po' dalla mamma oppure stiamo lì insieme alla mamma, di modo che l'imprinting, cosa vuol dire questa parola l'imprinting? Vuol dire il messaggio iniziale che tu dai in questo caso a un puledro, invece che iniziare a 3 anni, abbiamo perso 3 anni di tempo, inizia da subito. E ovviamente, e questo per me è scontato, dobbiamo essere altamente professionali con i puledri perché sono più difficili e dobbiamo fare poco e spesso. Che cosa si intende per poco e spesso? Basta veramente un quarto d'ora, 20 minuti, una settimana di un quarto d'ora, 20 minuti e poi lasciare di nuovo il puledro per 2 o 3 mesi nel branco o con i suoi compagni o se deve, per chi non, o per chi vuole, anche con la mamma. E quello che capita di vedere anche o di sentire è che magari in una scuderia c'è il ragazzo, il groom così chiamato, o la ragazza che hanno tanta passione per i cavalli, sono molto giovani queste persone e a tempo perso magari qualcuno dice guarda c'è quel puledro nel box insieme alla mamma oppure nel paddock, vedi un po' se riesci ad accarezzarlo, a farti avvicinare eccetera. Ecco, peggio che mai, perché accanto a un puledro non ci può andare una persona non competente. Proprio il puledro perché? Perché hanno una
sono molto ricettivi, molto di più di un cavallo, mi capite, di 15 anni, per forza, perché si spaventano magari più facilmente, hanno reazioni, sono dei gatti, sono piccoli, veloci, scattanti, a differenza di cavalli magari, come abbiamo detto, più adulti, un po' più abituati al nostro mondo. Quindi addomesticare, educare questo giovane cavallo è un nostro compito che stiamo facendo qui al Front Ranch, ma tenendo sempre presente la relazione e essendo sempre per il puledro un punto di riferimento, quindi mai un problema, ma essere un punto di riferimento. Quando si trova in difficoltà vogliamo vedere che il puledro torni da noi come punto di riferimento, come una mamma, va bene? Allora, che cosa possiamo fare con un puledrino giovane? Okay? Giocare nella sua bocca, con le dita, okay? Per dire, in maniera gentile. Ogni tanto, quando è anche più confidente, prendere un po' la lingua, tirare un pochino fuori la lingua. Giocare un po', mettere qualcosa nella sua bocca per giocare. Per renderlo anche confidente con il mio dito nella bocca, che un domani, bravo, è accettato, che un domani che sarà magari l'imboccatura. Accarezzare il cavallo su tutto il corpo, accarezzare i suoi arti, posteriori. Chiaramente il cavallo ha già fatto 3 sessioni qui con noi, quindi vi faccio vedere un po' il prodotto. Prendere così, accarezzare gli arti, senza neanche chiedere al cavallo di darmi la gamba, quello lo vediamo dopo, ma semplicemente voglio vedere se il cavallo accetta che di essere toccato da me in tutte le parti del corpo, sotto la coda. Piano piano andiamo qui all'attaccatura della coda e lo stimoliamo ad alzare un po' la coda, nel senso a rilassare la coda. Facciamo piano, accarezziamo, ecco qua, e accarezziamo sotto la coda così. Fino a che il cavallino magari ci alza un po' la coda. In questo caso, vedete, il cavallo cos'è che mi sta dicendo? Che vuole giocare un po' con la bocca, ok? E io, invece di dire no, vado a giocare anche un po' col mio dito, ok? Così magari è un modo indiretto per educarlo a non mordicchiare tutte le cose che io ho in mano. Bene. Poi abbiamo lo stick, quindi cominciare con la frusta, a presentare la frusta al giovane cavallo. Presentiamo la frusta al giovane cavallo, la facciamo annusare, accarezzare, vedete? Passare la frusta lungo il suo corpo, le arti, come vi ho detto prima, e poi fare molto di questi movimenti qua, perché questi alle volte spaventano un po' il cavallo. E pensate se un domani questo non può essere come un qualcosa che va sopra la sua schiena, tipo una simulazione per mettere una sella. Possiamo far scorrere lo string e far andare lo string e vedere cosa ne pensa quando muoviamo lo string, e vedere anche cosa ne pensa quando facciamo un qualcosa di più estremo, ovvero muovo lo stick da una parte a un'altra. Voglio vedere se il cavallo accetta, condivide questa cosa senza paura, ma semplicemente come se le cose sono veramente semplici, naturali per lui, non pericolose, non, questo non vuol dire un trauma e niente. Bene, andiamo a vedere un po' il cavallo in movimento. Si sa che il cavallo va contro la pressione della capezza. Quando abbiamo preso questo cavallo, quando l'ho incapezzato, aveva 3 mesi, e sono andato a fare una sessione da questo mio amico, che mi dà la possibilità di lavorare i suoi puledri. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo la capezza, va bene, con calma, e poi quando abbiamo applicato la pressione, di certo il cavallo non aveva fatto questo. Ha cominciato a tirare indietro, si è rovesciato, ma eravamo in un posto morbido, poi si è rialzato. La nostra responsabilità è di non far sì che il cavallo sia in un posto sicuro, e la nostra responsabilità è quello di far sì che il cavallo non batta la testa, va bene? Perché purtroppo quando mettiamo una capezza qui dietro, se non sono stati fatti dei lavori anche prima, è molto probabile che il cavallo tirerà indietro. Si chiama riflesso di opposizione, sono prede e quindi quando si sentono intrappolate tirano e scappano e cercano di tirare indietro in questo caso. Poi gioco d'amicizia anche, qui, soprattutto qui in mezzo alle orecchie, con anche oggetti diversi, con una spazzola, magari con una macchinetta che vibra, una macchinetta di quelle a pile per rasarsi, magari prende e passare qui nel mezzo e giocare molto l'amicizia in questo punto nevralgico qui. Bene.
Andiamo a vedere un po' come spostare anche il puledro. Piccoli passi, insegnare a lui a cedere alla pressione per andare indietro. Bene, aggiungere anche un po' lo stick, il linguaggio è sempre quello. Bene, che il cavallo possa andare indietro, che il cavallo possa disimpegnare un po' le anche, muovere le anche. In maniera tranquilla, vedete? Cioè, muovere anche un po' la spalla. Adesso faccio passare la testa del cavallino qui davanti. Facciamo muovere un po' la spalla. Vedete che incrocia l'anteriore destro sopra il sinistro. Una cosa molto soft, mi raccomando. Spostare le anche, anche di qua. Bene. Una cosa molto soft. E spostare anche di nuovo un po' le spalle da questa parte. Sempre col gioco della pressione costante. Ricordate il gioco del corpo spino di cui nei miei video parlo molto? Che è il programma Parelli, chiaramente. Bene. E poi, perché no, non incominciare a fare qualche piccolo passettino laterale con il cavallo, sempre con pressione costante. E poi vi spiego perché non uso tanto la ritmica. Quindi passi laterali, spingo un po' la testa verso la sinistra, una mano rimane qui dove cade la mia gamba, piano, evitiamo il cavallo a non litigare con la pressione, cioè a seguire il suggerimento delle mie mani, ovvero far sì che i passi laterali vengano proprio così. Se non basta, un po' di stick per aiutarmi a muoverlo, e quando ha fatto dei passi laterali ringrazio accarezzando, senza fermare il cavallo, senza bloccarlo. Chiaramente tutte le cose le dobbiamo fare sia a destra che a sinistra. Facciamo dei passi laterali da questa parte, lo assistiamo, piano, piano, e accarezzare. Voglio vedere se il cavallo si ferma mentre accarezzo, ok? Bene, poi ben presto si può incominciare a fare una cosa abbastanza semplice, che è quella che fa la mamma col puledro, ovvero camminare insieme, semplicissimo. Camminiamo magari all'inizio, cerchiamo di camminare in un piccolo cerchio con il cavallino, così. Quando vediamo che il cavallo ha capito, perché lo sa, questa è già la quarta sessione che facciamo, posso cominciare a chiedere se Gillo può tenere un po' il trotto intorno a me. E poi vedere se posso fare disimpegnare il posteriore, mandare via le anche. Bravo! Di modo che per il cavallo è giovane, tutto questo, invece che sembrare una cosa diciamo che non gli appartiene, prima lo facciamo e prima capisce che la comunicazione insieme a noi le può appartenere. Vedete? Un po' di esuberanza, qualche giro di trotto, ma giusto uno, e poi disimpegnare il posteriore, manda via le anche. Bravissimo, bravo. Bene. Allora, vogliamo andare a mettere in uno scopo un po' questo gioco del cerchio con il nostro giovane cavallo? Vedete l'attitudine del cavallo, vedete, mastica, sbatte gli occhi, non è teso. Questa è una delle cose più importanti da dire in questo video. Cioè, non è tanto cosa fare, certo che vogliamo fare qualcosa, non è che vogliamo solo guardarlo, accarezzarlo, fargli vedere una spazzola e dargli una carota. Certo, c'è anche quello, ma vogliamo anche fare qualcosa insieme a lui, ma quello che vogliamo più di tutti è che lui senta noi come un punto di riferimento di sicurezza, prima di tutto, e poi semmai come guida che ti mando da qualche parte, ok? E l'attitudine del cavallo lo vorremmo piatto, quasi sembra un cavallo adulto con come si comporta, quasi, ok? Quindi se noi mettiamo un'educazione nel cavallo, un imprinting nel cavallo già da giovane così, da piccolino così, e basta poche pillole poi lasciarlo stare, quando lo andiamo a riprendere, quando noi facciamo le nostre varie sessioni durante gli anni, quando avrai 3 anni, è ora di mettere la sella, è ora di fare cose con l'uomo sopra, lui ci accetterà come uno di famiglia. Perché se noi entriamo nella sua vita 3 anni e poi dopo entriamo anche in maniera un po' decisa, perché il cavallo ha 3 anni, allora lo domiamo, allora quindi 1 mese, 2 mesi, massimo 3, eccetera, eccetera. E il cavallo deve imparare un sacco di cose in un lasso di tempo molto breve. E invece così è molto più facile. Guardate i bambini, se una mamma parla inglese e tedesco e italiano, quando il bambino ha 10 anni parla 3 lingue senza aver fatto fatica. È un po' la stessa cosa. Allora,
non mi voglio prolungare più di tanto. Andiamo a vedere un po' i bidoni delle strettoie. Cosa faccio io qui? Lascio andare un po' la corda, invito il cavallo ad andare un po' nel trotto, anche un po' più lontano da me. Così. E piano piano vedo se... Piano, vedi in avanti, poi... bravo. E vado verso i bidoni ora. Vado a vedere cosa fa quando arriviamo verso i bidoni. Quindi, la prima cosa è zero pressione a livello di guidare il cavallo. La pressione, se no sembra che uno... Pressione vuol dire dare delle frustate al cavallo, sembra alle volte, non vorrei essere frainteso. Il cavallo conosce queste situazioni, questa è la terza sessione che fa sui bidoni, quindi lui annusa un po'. La mia mamma, la mano che dice vai in avanti e poi disimpegniamo il posteriore. Vi posso assicurare che la prima volta che è entrato lì ha fatto una corsa di 10 metri, va bene? Poi il cavallo, vedete, esce dai bidoni, dove torna? Viene da me, quindi non mandare via il cavallo perché il nostro obiettivo è il bidone, ma una carezza e poi magari guidare il cavallo di nuovo nella strettoia, e magari quando esce dalla strettoia, visto che lui viene spesso da me, inviarlo in un cerchio, vedere se il cavallo può incominciare a passare in mezzo a questa strettoia. Oh, bravo, qua c'è il salto, vedi che tutte le volte mi domanda cosa devo fare e io dico guarda Gillo, prova a entrare in questa strettoia, gentile, prova, bravo, di nuovo, avanti, così, bravo. Vedere se possiamo farlo passare qualche volta, bravissimo, e disimpegnare il posteriore. Perché disimpegnare il posteriore? Perché vogliamo che lui impari questa manovra, diciamo che è anche naturale, lo fanno, loro scappano, poi disimpegnano il posteriore e guardano il pericolo. Vogliamo proprio abituarli a mettere focus anche su di noi, quindi focus sui bidoni, bravo, rispetto anche della pressione, nel senso che conosce bene che questo vuol dire andare in avanti, fantastico. Perché dico fantastico? Perché questo poi potrebbe essere un domani una preparazione per il salto, va bene? Adesso andiamo a vedere con i bidoni chiusi cosa può fare, se può fare un saltino oppure no. E magari per fargli la vita più facile lasciamo un buchetto aperto, solo per vedere se lui è in grado oppure no di fare questa cosa, oppure no. Lo vediamo di nuovo. E magari anche posso cambiare strategia anche, mettermi davanti qua a lui e chiedere vieni dal tuo amico Eric, prova a venire, vieni Gino, vieni, bravo! Non è bello lavorare i puledri? E lo vedi il puledro dove rimette l'attenzione? Il puledro rimette l'attenzione su di noi, viene a cercarci, è scappato un po' e poi viene. Un'altra cosa che possiamo fare, sempre il gioco della strettoia, uso molto il gioco della strettoia con i puledri perché la claustrofobia è molto più alta che un cavallo adulto. Quindi questa potrebbe essere una preparazione per le passeggiate, attraversare un telo vuol dire come anche attraversare un fiume o un piccolo torrente. Quello che facciamo, vedete, è aspettare. Guarda. Bene, disimpegniamo il posteriore. Fantastico. Dalle piccole cose si ottengono poi delle cose stupende che sembrano impossibili da fare con i cavalli. Ma come dice Pep, come dice Parelli, dice quando il cavallo è parte di te, nulla è impossibile. Un'altra cosa che si dice è never kill the curiosity in the young horse, non uccidere mai la curiosità nel giovane cavallo. Non fate l'errore di godere del fatto che il cavallo possa sperimentare, toccare con la bocca, quindi usare il tatto, l'olfatto, il tatto anche con i piedi, tutto quanto, tutti i sensi che ha, l'udito eccetera, perché il telo fa un rumore diverso che l'acqua, è chiaro.
e quindi aspettare, perché magari con un piccolo suggerimento, non forzare il cavallo a passare sul telo, ma vedi che con un piccolo suggerimento va, guarda, e quando abbiamo un cavallo bello così confidente, cosa abbiamo fatto già più dell'80%, mentre quando abbiamo cavalli che non hanno mai visto l'uomo per 3 anni o l'hanno visto semplicemente come un qualcuno che offre cibo e basta, scambiano con dei bravi camerieri e poi quando magari andiamo a chiedere qualcosa rifiutano di darci un po' di attenzione e non voglio neanche parlare di rispetto. Bene, allora, questo video spero vi piaccia, e mi raccomando, per fare i puledri, vediamo un po' gli arti anche, se mi dà l'arto anteriore, senza che io lo blocco, va bene, ma così, per giocare un po' con lui, e poi glielo metto giù, anche il posteriore. Andiamo a prendere il posteriore sinistro, lo alziamo, la gamba è rilassata, la vado a mettere giù. Ieri ho anche pulito un po' le sue unghie all'esterno con una tenaglia, con un po' una raspa, ok? Di nuovo, anteriore destro, bene. Vedete che l'arto, se lui gioca, non stringo la mano, ma semplicemente sto qui a giocare con lui, accarezzo per dire bravo, aspetta un secondo, lasciami la gamba tranquilla, poi la appoggiamo. Anche chiaramente dobbiamo vedere anche che il cavallo sia in una posizione di equilibrio con i piedi, se c'è un piede qua, uno là, chiaramente non sarà tanto comodo. Prendiamo anche il posteriore destro, sì, la gamba è morbida, rilassata, la appoggiamo. Quello che vogliamo vedere, in poche parole, è che il cavallo sia confidente, che non abbia assolutamente paura di noi e che sia responsabile piano piano, che diventi piano piano responsabile, come un bambino che va all'asilo, di sicuro non potrà magari farsi la colazione, eccetera, ma magari prendere il suo astuccio di colori preferiti e metterlo nello zainetto per andare all'asilo, quello sì, si incomincia dalle piccole cose, fino a che a un certo punto un cavallo si trova a 3 anni che è già responsabile di un sacco di cose, senza aver fatto fatica, va bene? In questo video vedrete anche altre immagini con, diciamo, del lavoro con dei puledri che hanno un anno e mezzo anche, delle cose più avanzate, anche la Liberty, ma io inizio così, tranquillo, con il puledro, proprio con tanto, 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 tanto amore, va bene? Grazie mille, alla prossima, ciao!